questo nuovo video. Saranno contenti i vicini perché sono tornata a rompergli le palline, visto che sono le 7:50 di mattina e io sono già qua a fare buon salve, ciao amici, perché sono ufficialmente tornata a Milano ieri dopo un sacco di tempo, perché in estate non sono praticamente mai stata a Milano, visto che Milano senza condizionatore, perché io non ce l'ho, d'estate è l'inferno, quindi sono stata sempre in giro tra vacanze, tour, Svizzera, sono stata un bel po' anche in Svizzera a casa e quindi adesso sono tornata ufficialmente qui a Milano. Ricomincia tutto quanto tra impegni vari, lavori, scuola, eccetera, e devo riabituarmi anche a vivere da sola, alla vita da casalinga, perché ero sempre in Svizzera con mia mamma che mi cucinava il risottino, che mi stirava la maglietta. Adesso invece devo ricominciare a fare tutto quanto da sola, quindi dura la vita. Io sto facendo la super colazione con lo yogurt e i cereali, che è la mia classica colazione basic di quando non ho voglia di preparare niente, però di solito faccio il porridge perché è la mia vita, è strabuono e non vedo l'ora che torni anche l'inverno, perché il porridge caldo la mattina è proprio qualcosa di fantastico. E oggi sto vloggando perché non lo so, perché Jody, non lo vedo da un bel po' di tempo, mi ha detto domani, cioè mi ha detto ieri, domani facciamo una cosa super bella, quindi vlogga perché è una cosa bella da vloggare. E quindi insomma non so cosa andremo a fare, però ho detto portiamo i miei amici con me, scopriamolo insieme, e questa sera andremo a fare una cosa altrettanto figa, e quella la so invece, però non ve la dico perché la vedrete, la scoprirete, però vi assicuro che sarà una bella giornata e quindi non vedo l'ora. Yeah! Buon appetito! Fate la colazione, è importante. Comunque ho fatto le unghie rosso fuoco sia delle mani che dei piedi. E niente, volevo semplicemente flexarvele perché le adoro e ho proprio una passione per le unghie rosse, vi giuro. Tutti i colori sono belli, ok, al fucsia fluo per l'estate, ok, al rosino, però le unghie rosse sono secondo me la fine del mondo. Io mi sto mangiando la mia fantastica pesca piatta, che è tipo grande come la mia faccia quasi, cioè è gigante, ed è la seconda della giornata, sono le 8 di mattina, e io amo troppo le pesche, cioè è un problema perché tra poco non ci saranno più perché è quasi finita la stagione, e vabbè, torneranno i mandarini, però mi mancheranno le pesche. Comunque sono sempre più innamorata di questa stanza del mio appartamentino, vi giuro, mi mette un sacco di good vibes, e preparatevi perché da questa postazione fantastica presto inizierò a fare un sacco di live sul canale Viola. Quindi mi raccomando, rimanete super connessi perché a brevissimo tempo, qualche giorno, qualche settimana al massimo, inizierò a fare del live tutti i giorni dalle 8:30 più o meno alle 11 di sera, dove possiamo stare insieme, posso chiamarvi, dove insomma voglio condividere ancora di più la mia vita con voi. Quindi rimanete connessi perché presto la Vale arriva sul canale Viola. Questa è la situazione sul mio pavimento perché devo ancora disfare la valigia di quest'estate. Ma adesso devo prepararne un'altra, una mini valigia, perché stanotte dormirò fuori, perché questa sera ci sarà una cosa molto molto bella. Valigia e zaino pronti! E anche io mi sono cambiata, questo è il mio outfit of the day, mi sono messa questi bellissimi pantaloncini shorts black e questa canottierina qui super carina, molto estiva, per cercare di prolungare il più possibile quest'estate. E niente, comunque quest'anno ho fatto più valigie che altro, vi giuro, avrò passato tipo un quarto della mia estate a fare e disfare valigie. Eccoci, ma quindi dove mi stai portando? Dove stiamo andando? Sorpresa, sorpresa, un posto dove si fanno cose molto... Non voglio darti indizi, perché magari poi lo capisco. Boh raga, provate a scrivere secondo voi dove mi sta portando, so solo che c'è bisogno del costume da bagno e mi ha detto un costume da bagno comodo, quindi non è una cosa tipo relax terme, quindi non lo so, qualcosa con gli scivoli, boh, ci sono andata vicino un po'. Non vorrei dirti no, perché sennò... Vabbè, lo scopriremo. Comunque raga, devo trovare degli elastici per capelli un po' più larghi, perché questi mi stanno tipo distruggendo il braccio. E tra l'altro mi è appena arrivato anche un pacchettino che dopo vi mostrerò, dopo lo apriremo insieme, perché è uno dei miei acquisti stupidi, però è molto divertente, cioè è una cosa... Vai, magari commentala. Magari potrebbe servirti oggi. No, no, non posso metterlo davanti a tutti. Mi vergogno. Vediamo. Vabbè, dopo vi faccio vedere. Mancano 6 minuti e siamo arrivati. A few moments later. Siamo arrivati in un posto super super figo, non me l'aspettavo, non l'avrei mai detto e anzi non sapevo neanche dell'esistenza
l'esistenza di un posto del genere, quindi bravo, bravo, questa volta ti sei superato. Dillo un po', dove mi hai portata? Ti ho portato in un posto che si chiama Como Lake Cable, dove si fa wakeboard. Wakeboard, che è tipo snowboard sull'acqua, una sì, cosa. Sì, esatto, cioè, al posto dello sci d'acqua c'è la tavola. Hai la tavola e vieni trainato. E quindi che bello, sembra difficile però, ho paura di cadere tantissimo. Ci sono anche i salti. Ci sono anche i salti. Già bello se sto in realtà in piedi e non cado, però ci proveremo, vedrete. Ragazzi, che stile, che stile. Questo outfit è veramente pazzesco, pazzesco. Com'è, sei pronto? Sì. L'acqua com'è, fredda? Fresca. Ok, ok. Lui partirà per primo e ci sono anche tipo i salti eccetera, però è stra difficile andare secondo me. Cioè, ho spiegato le regole e tosta. Aggiornamento, Jody è da tipo 10 minuti lì dietro quel salto che non riesce più a alzarsi. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo ragazzi. Fortissimo, fortissimo. Tan 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 tan. Che carino quel caschetto blu. Vediamolo, vediamolo che ci riprova a fare il percorso. Attenzione, attenzione, sta procedendo alla grande. Fa pure la curva. Attenzione ragazzi. Eh no, e invece casca. Eccomi qui pronta per la partenza con il mio magico, fantastico caschetto giallo. Bellissimo. Ecco qui che inizio, che parto, guardate qua, e affondo subito. Bene così Valeria, questo è l'inizio giusto. Un po' titubante riparto e indovinate, ricasco. Più sei sulla tavola, meglio è, perché più sei sulla tavola più hai stabilità. Cioè. Poi ci ho un po' preso sulla mano e sono diventata fortissima, ragazzi, guardate con quale stabilità, con quale facilità sono sulla tavola e faccio pure la curva. Dun, 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 dun. Una magica curva e si riprende verso l'altra parte del percorso. Attenzione, vediamo la campionessa in carica, Valeria Vedovatti, una giovane ragazza svizzera che viene dalle montagne, che con questo sport sta facendo grandi progressi. Altra curva, ragazzi, altra curva. E niente, sono molto molto fiera perché è divertentissimo, cioè voglio tornarci assolutamente perché mi sono divertita un sacco, ho fatto tipo 20 giri alla fine perché ci ho preso gusto. Ed ecco qui un'ennesima curva fatta alla perfezione. Fortissima. È fortissima, no, sono più forte io, però adesso cade, lo vedo che cade, guarda che cade. No, non cade. Brava! Pro player. Buono, Che figata. Sensazioni? Figata, pazzesca, assurda, bellissimo, stradivertente. Bene. Bellissimo. Sei stata bravissima. Grazie. Allora amici, eccoci qua, se mi vedete un po' rintronata perché mi sono appena addormentata, visto che ero un po' stanca e poi a me la macchina, come i bambini piccoli, mi mette un sacco di sonno, cioè mi piace dormire in macchina, quindi mi sono addormentata un attimo, mi sono appisolata, però volevo raccontarvi un po' l'esperienza che abbiamo fatto questa mattina, perché adesso sono le 13.47, quindi è ancora presto, perché siamo già in viaggio per il posto dove andremo per stasera, però questa mattina insomma siamo andati a fare wakeboard. E com'è stato? È stato molto bello, tra l'altro io mi aspettavo che la Vale non riuscisse così subito al volo a salire. Ah, pensavi fosse scarsa? No, però ho detto, vabbè, faccio snowboard, magari un po' meglio. Della scarsa. Io magari un po' meglio, invece, porca miseria, mi hai battuto. Devo dire che anch'io pensavo di non stare neanche in piedi, perché comunque, cioè, non sembra per niente facile, non è facile, però me la sono cavata, entrambi diciamo che ce la siamo cavati bene, è stato stra divertente, vi giuro, ho fatto anche le curve, volevo fare il salto, però quello lo farò la prossima volta perché ho fatto solo insomma una corsa e non c'era più tempo, però devo dire che è stato veramente veramente super super figo. Fatemi sapere se l'avete già fatto e devo dire che in futuro mi piacerebbe rifarlo sia lì ma anche con una barca. Beh sì, no, deve essere bellissimo con le moto d'acqua. Sì, anche, però anche con le barche, no?
sì. Che fai, insomma, sci d'acqua oppure appunto con la tavola. Devo dire che è stato veramente veramente bello. Adesso ci stiamo fermando in autogrill, così ci mangiamo un bocconcino e poi proseguiamo, perché non vi dico ancora dove stiamo andando, però vi dico solo che ci sono 4 ore di viaggio, 4 ore e mezza, e quindi ci sarà un bel pomeriggio intenso, però creiamo una bella atmosfera qui in macchina. Io adoro i viaggi in macchina, dipende, cioè se sono tanto lunghi poi dopo un po' mi si appiattisce il sedere, però di base mi piace stare in macchina perché metto la musica e inizio a cantare, quindi prega per i tuoi timpani perché probabilmente arriveranno un po' distrutti. Pausa pranzo con il paninozzo tattico e l'anguria, e qui c'è l'Ilma che... Cosa hai preso tu? Pronto. Lui solo con le patatine, cos'è che hai preso? Il chicken? Chicken qualcosa. Chicken, sei tu un pollo? No. Sì. Tra l'altro io ho preso un hamburger super strano che si chiama Wow Burger, perché c'è dentro tipo l'hummus di piselli e l'hamburger è vegetale, quindi non è carne, perché mi intrigava, non lo so, volevo provare questa novità, questa cosa che non ho mai provato, quindi vi farò sapere. È arrivato anche il suo paninozzo col pollo. Com'è? Com'è? Chicken Canyon. Chicken Canyon. È grande come un canyon. Ah, come il Grand Canyon. Forse un po' meno. Anche il mio panino direi super approvato. Ha un sapore strano, nel senso nuovo, non saprei descrivervelo perché non ho mai provato una cosa con questo sapore, però devo dire che ci sta. È tutto vegetale, c'è tipo anche il formaggio che è fatto di riso, una roba del genere, e il pane è tipo giallo perché è pane alla curcuma. Si sperimentano sapori nuovi. Amici, il viaggio procede, oppure ho abbassato il sedile perché ho fatto un altro sonnellino e mi sono ricaricata perché stiamo per arrivare, manca solo un'ora, perché stiamo andando, adesso ve lo svelo, prima un salto a Riccione e poi a Cattolica per vedere un concerto, di chi non ve lo dico ancora, però è il mio primo concerto perché io non sono mai stata ad un concerto, dovete sapere, ho visto soltanto un concerto di Radio Italia a Palermo tempo fa, però proprio così a caso, senza un posto, senza niente. E poi ho visto Ultimo, però non era proprio un concerto, era tipo un evento privato, c'erano pochissime persone, quindi non era un concerto vero e proprio, ha fatto tipo un paio di pezzi soltanto. E quindi è il mio primo concerto, Ilma, il mio primo concerto. Sono emozionato che sia la tua prima volta a un evento così bello dopo tanto tempo di Covid, che non ci sono più stati concerti. Esatto, esatto, è il mio primo proprio della vita e quindi sono molto molto gasata. Siamo arrivati a Cattolica, sento già il profumo un po' del mare. Non senti un po' tipo il... La salsedine. Esatto, esatto, sì, sì. E io ho appena finito anche di preparare tutto quanto, perché tra 5 minuti esatti faccio uscire il video back to school. Tutto preciso, preparato, copertina, descrizione, tutto. Mua. Sono fortissima. Siamo arrivati in hotel, sono le 18.47. Adesso ci facciamo la doccia, ci prepariamo e poi usciremo perché alle 9 inizierà il concerto. Sono super emozionata. E il concerto sarà di Max Pezzali. Non so in quanti di voi lo conosceranno, perché diciamo che non è molto ascoltato da noi giovani, però io lo conosco come artista musicale perché mio fratello ha 31 anni, mia sorella 33, quindi avevano tutti i suoi dischi, i suoi CD eccetera, e fin da quando sono piccola in macchina ascolto solo Max Pezzali, a casa loro continuavano a metterlo, quindi sono cresciuta con le sue canzoni, continuo ad ascoltarle perché mi piacciono un sacco, perché hanno un bel significato, le associo a tanti momenti, a tante cose, quindi veramente sono super emozionata di andare ad un suo concerto come mio primo della vita. E niente, quindi sono super felice, non vedo l'ora, che bello. Questa è la nostra stanzetta, super super semplice, qui c'è il letto, lì c'è un piccolo balconcino perché tanto dobbiamo starci solo per una notte, quindi è perfetto, direi che va più che bene. E qui dentro c'è il bagno dove c'è Jody che fa la doccia. Saluta. Ciao. Come va la doccia? Poi ti racconto. Come? Perché è fredda e calda, fredda e calda. Fredda e calda, fredda e calda, oddio. Vabbè, ho già capito che sarà un incubo e siamo arrivati da tipo 10 minuti e abbiamo già tutto qua davanti disordinato. Qui ci sono i pantaloni di Jody, lì le mie cose, insomma, tralasciamo. Così sembro Heidi, anzi la capretta di Heidi, e dimostro tipo 12 anni, quindi direi che ci vuole una bella doccia rigenerante. Tadan! Eccomi qui docciata, c'è il vetro un po' appannato per il calore e adesso mi devo sistemare abbastanza velocemente perché altrimenti arriviamo in ritardo e non vorrei proprio. Ok, mi sono sistemata, mi sono piastrata i capelli, messa gli orecchini, la collanina da egocentrica con scritto Vale. Questo è il mio outfit, ho messo questo top super carino verde e questi pantaloni quasi mi investono, bellissimo.
questi jeans semplicissimi che hanno un dipinto sulla chiappa molto molto carino. E niente, c'è la gente che mi guarda perché giustamente io sono qua che urlo in mezzo alla strada, però siamo abituati, ti faccio fare anche a te le figure di M. E niente, quindi siamo prontissimi per andare al concerto. Sono molto carica, un po' agitata e che bello, canteremo tanto. Sì. Yeah. Comunque devo dire Cattolica super super carina e poi se piove basta che salti e prendi l'ombrello, cioè pure il servizio pioggia. Certo. Amici, sono qui con Max preconcerto, quindi merda. Tra l'altro devi sapere che è il mio primo concerto della vita proprio. Ah. Sì, perché sono svizzera, quindi diciamo che... sono concerti meravigliosi. Sì, però insomma adesso c'è stato Zurigo, il Covid. Io a che hanno fatto un sacco di cose fighe. Esatto, però è il mio primo concerto e sono onorata che sia il tuo, quindi... Sono pronta a cantare. Ne sono onorato, orgoglioso e spero di divertirti, che tu ti diverta a questo concerto. Sicuro. E un saluto anche alla Svizzera, così mi fa sempre piacere. Ciao a tutti. Tenersi buoni vicini. Ciao. Sta per iniziare il concerto, siamo molto gasati, abbiamo qui il pass super carino. Il nostro nome. Esatto. Possiamo andare a tutti i concerti con questo. Ho pure la maglietta degli 883 e il cappellino, quindi siamo super sul pezzo. Concerto ed è stato una bomba, veramente super bello. Primo concerto, direi super approvato. Non vedo l'ora di andare a mille altri concerti nella mia vita perché veramente, veramente super, super bello. Abbiamo cantato un sacco. E in tutto ciò sono le 23:34 e non abbiamo ancora cenato. E io ho parecchia fame, quindi andiamo a mangiare. Ho una sorpresa per te. Cosa? Mangeremo il sushi. Non è una sorpresa, lo sapevo, però è apprezzata lo stesso. È il sushi. Mi vedete stravolta perché sono le 3:50, quindi quasi le 4, perché dopo il sushi abbiamo fatto un giretto a Riccione in un locale eccetera e sono veramente stanchissima, quindi ora dormirò, però non vi saluto ancora perché domani voglio fare ancora qualche clip e raccontarvi ancora un paio di cosine, quindi buonanotte e a domani. Amici, buongiorno, noi siamo in ripartenza per Milano e che cringe stamattina perché ho rivisto i video che ho fatto ieri al concerto e non mi sono accorta che si sentisse così tanto la mia voce, cioè io pensavo che nei video comunque si sentisse cantare Max, si sentissero le persone, invece avendo il telefono vicino non ho fatto 2+2 e si sente tantissimo la mia voce da gallina perché sono stonata come una campana che urlo tipo come mai? Ma chi sarai? E quindi vabbè ragazzi, dovete accontentarvi della mia soave voce angelica. Noi stiamo facendo una sorta di cola pranzo perché sono le 11 qualcosa, quindi siamo nel mezzo e io ho preso il paninozzo con pomodoro, mozzarella, il paninozzo caprese e lui la ciambella, perché ci sono due tipi di persone nel mondo, il team dolce e il team salato, quindi fateci sapere voi che team siete, io supporto il team salato.
Nel frattempo Jody sta scoprendo se diventerà miliardario oppure no. Niente. Dai, credo in te. 39, niente, aspetta. Vai, 35, vai, niente, abbiamo vai. Ancora solo un numero. Ok. Deve essere l'11, il 12, il 38, il 44, okay. Il 31. Ok, i nostri amici ci porteranno fortuna. Dai. Gratta. 30. E ho buttato via 5 euro. Paninozzo tattico super approvato. Eccomi qui, sono finalmente tornata a casetta Milano dopo più di 5 ore di viaggio e raga, sono devastata perché io non riesco a stare ferma per tanto tempo, cioè soffro proprio e quindi dopo 5 ore stavo un po' impazzendo, però finalmente sono arrivata, ma è stato un weekend pazzesco tra wakeboard, tra concerto, mi sono divertita veramente veramente un sacco. Prima di salutarvi, prima di chiudere questo vlog, ci tenevo a mostrarvi il pacchettino con l'oggetto strano che ho ordinato, che vi ho mostrato inizio video, avete presente, no? Che vi ho detto ho ordinato una cosa un po' pazza, dopo ve la faccio vedere. Ecco, è arrivato il momento di farvela vedere, non scandalizzatevi perché è una cosa abbastanza strana. Ragazzi, ho indossato il mio acquisto perché è un indumento e non so se siete pronti. Siete pronti? 3, 2, 1, sfilata! I'm sexy and I know it, tun 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 tun. Tun 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 tun. Ebbene sì ragazzi, ho comprato un costume da bagno con la stampa del corpo di un uomo. Non chiedetemi perché, l'ho visto su Amazon, ho detto che fai, non lo prendi? Cioè, questo stile mi ha fatto ridere, ho detto vabbè, facciamo quest'altra cavolata nella mia vita. E quindi niente, questo qui è il costume e cioè sembra che io abbia il corpo, il petto peloso da uomo, cioè è strano. Però devo dire che è molto carino, anche dietro c'è la stampa. E niente, questo è il mio acquisto pazzo. Fatemi sapere se vi piace, se mi dona. Io devo dire di sì, non pensavo, ma questo corpo così mascolino mi sta molto bene. E niente, ci vediamo al prossimo acquisto stupido. No, giuro che imparerò a contenermi. Però mi ispiravo, ho detto, è andata. E quindi niente ragazzi, con questa perla di disagio molto molto bella, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grandissimo bacio. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale, fatemi sapere se siete mai stati a un concerto in vita vostra e se avete mai fatto wakeboard, perché io in realtà non sapevo neanche dell'esistenza di questo sport. Cioè sapevo che si poteva comunque fare una specie di snowboard d'acqua con le barche eccetera, però non sapevo che si potesse fare così nei laghetti vicino a Milano. E quindi niente, vi mando un bacione, vi voglio tanto tanto bene e ci vediamo al prossimo video. Quanto sono fico, tunzi tunzi tunzi, ciao!